Radio 19 consiglia. Bentrovati, buongiorno, buongiorno da Giulio Lerino. Sta terminando un anno, un 2015 pieno di problemi, preoccupazioni, di insidie e difficoltà. Come sempre, come spesso si sente dire in giro, le avversità alle volte, non sempre, forgiano e ci trasformano anche in persone migliori. Insomma, non sempre, ma spesso non tutto il male viene per nuocere. Un esempio vivente lo abbiamo oggi di fronte a noi. Diamo il buongiorno e il benvenuto su Radio 19 a Daniela Sgambellù. Ciao Giulio, ciao a tutti. Parliamo allora di questo libro. Guarda, è nata dal fatto che purtroppo nel 2014 mi sono ammalata di tumore, di un tumore maligno, un carcinoma ovarico. Ho dovuto affrontare anche la chemioterapia, per cui è stato un qualche cosa di, come ben sapranno tutte le persone che affrontano tutto questo, di difficile, pesante. Però ho trovato nella scrittura un qualche cosa di terapeutico, per cui è da lì è nata l'idea del mio libro, come si comportano gli amici durante la chemioterapia. E per cui è nato così. È assolutamente autobiografico, però la particolarità è che è anche un diario, per cui tutte le persone possono scrivere la loro esperienza e i loro commenti accanto alla mia storia. Ecco, è già stato pubblicato è già stato pubblicato dalla Eidon Edizioni ed è in tutte le librerie di Genova ormai già da qualche mese. Ne possiamo dare anche un piccolo stralcio, cioè hai spiegato un po' a grandi linee come è nata l'idea di scrivere un libro così particolare dalla tua esperienza, un percorso che è decisamente irto, un po' pesante e pesantuccio, almeno da quanto si sente dire in giro. È stato un qualche cosa di molto pesante. Poi tra l'altro è scomparso anche mio papà a causa di questa malattia, per cui vivere un lutto, in più avere un tumore, non è qualcosa di facilissimo. Però io sono riuscita a trovare un escamotage perché sono un'appassionata di fotografia, sono anche una filmmaker oltre ad essere un'insegnante, per cui attraverso la fotografia, il self-portrait, sono riuscita un po' a esorcizzare questo male veramente drammatico. E a tal proposito vorrei dire che poi siamo andati avanti, oltre il libro, perché adesso siamo alla terza tappa e nei negozi di Genova riproduciamo, allestiamo un set fotografico nei negozi di Genova, ad esempio vorrei citare Tiger, grazie a Sabrina, e la libreria degli studi di Via Balbi di Genova, grazie a Paola, allestiamo un set fotografico dedicato proprio a tutte le donne che stanno affrontando la chemioterapia, ma ci tengo a sottolineare aperto a tutti, perché non vorremmo mai ghettizzare le persone, per cui aperto ad amici, parenti, a qualsiasi persona che voglia fare una foto per una questione di condivisione, di solidarietà e anche di allegria, perché ci divertiamo parecchio. Questo vorrei dare un messaggio proprio a tutte le persone che hanno un istologico davanti. È importantissimo di cercare di scindiamo le due cose, cioè il problema medico è un problema del medico che ci deve salvare, invece il nostro compito è quello di imparare a svagarsi il più possibile, di rompere questo il rimuginare, è un qualche cosa che ti logora, e per cui è importantissimo ciascuno nel modo che saprà fare, per me la fotografia, per un altro sarà fare l'uncinetto o cucinare, cercare di interrompere questo circolo vizioso, il fatto di dire oddio adesso sto per morire, oppure oddio cosa succederà di me. Il momento per il pianto è importantissimo, però deve arrivare il momento in cui, cioè dovrebbe arrivare secondo me il momento in cui si deve veramente tagliare anche nel dramma, almeno io ho fatto questo. Qualche aneddoto importante lo abbiamo già scoperto questa mattina dalla viva voce dell'autrice Daniela Sgambellù, gli altri li potrete leggere sul libro Come si comportano gli amici durante la chemioterapia. Grazie Daniela per essere stata con noi, in bocca al lupo e buon anno. Grazie a tutti, grazie Giulio. Grazie a te, in bocca al lupo si dice? E crepi il lupo, ma non lo so, credo di sì, non... in bocca al lupo per tutti noi, vorrei augurare un buon anno a tutti gli ascoltatori di Radio 19.